Sì. Sì, è un peccato lasciare due punti, ossia non prenderne tre ma prenderne uno solo, però insomma anche le condizioni del campo hanno fatto nascere una partita da una parte e dall'altra, anche perché il Fasano ha una batteria di trequartisti di enorme qualità, per cui ha messo la partita su un piano un po' all'inglese, no? Palloni lunghi e secondi palloni, perché non c'era il coraggio di cercare di iniziare l'azione da dietro. Poi noi comunque il secondo tempo non abbiamo sofferto niente, insomma, l'amaro in bocca è tantissimo, però insomma probabilmente dalle prossime partite staremo attenti, fino anche dopo che fischia l'arbitro, perché lì abbiamo subito un doppio rimpallo dove insomma siamo stati anche un po' così sfortunati tra le altre cose, perché è rimasta sempre lì, però servirà da lezione un po' a tutti. C'erano bisogno di altri tipi di cambi che non avevamo, c'era della gente che era calata ma non c'era la caratteristica, no? Per poter sostituire chi era andato realmente e aveva bisogno, no? di un cambio, però io ho visto comunque lottare tutti quanti con onore, quindi insomma prima rammarico di aver preso questo gol qui alla fine, ecco, però non facciamone un dramma, perché dare continuità ai risultati è anche importante. Abbiamo visto quanto è difficile vincere in questo girone, credo che due partite non le abbia vinte nessuno, neanche oggi, credo, almeno da quelle, non so se erano risultati finali o parziali, per cui noi siamo lì e dobbiamo crescere ancora tantissimo, avremo un'altra settimana per cercare di mettere delle nozioni in più all'interno del nostro scacchiere. Sì, certamente, oggi lui è rimasto a casa perché era indietro. Chiaramente ha fatto qualche giorno, è rimasto a casa Favetta che non è disponibile perché deve passare un mese dall'ultima partita che ha giocato con l'Andria, è rimasto a casa Mansur che aveva un problemino al quadricipite, però poi una volta che recupereremo un po' tutti, c'è anche Pan Bianchi che ha avuto un piccolo risentimento perché questi ragazzi qua hanno fatto uno sforzo probabilmente superiore a quello che potevano fare domenica scorsa, quindi chiaramente l'abbiamo pagato, no? in questa settimana qui, ma martedì ci raccoglieremo di nuovo e cercheremo di ripartire con una settimana giusta. Tutto sommato c'è ottimismo. Sì, mai essere. È chiaro che quando prendi un gol così che la partita è finita ti rimane tanto amaro in bocca, però fa parte del gioco questo.